Allora, la cartolina. La cartolina che avete sul tavolo, diciamo che fa molto molto capire un po' la... Silenzio, 5 minuti di silenzio, via. La pancia è piena, la testa è sgombra, silenzio. Silenzio, grazie. La cartolina che avete sul tavolo fa capire un po' cos'è il paesaggio della nostra zona, e quindi è un paesaggio molto molto collinare. Più o meno arriviamo su un'altimetria... il punto più alto nella zona del Barbaresco arriva sui 450 metri, veramente il punto più alto. In realtà il paese di Barbaresco, dove si trovano i più grandi cruci, gira tra i 340 fino ai 380 di altitudine. Parliamo di colline che sono molto dolci, non sono colline molto ripide, sono colline molto dolci, e spesso si vanno a creare delle valli dove vanno a crearsi proprio anche dei microclimi molto particolari. Quindi ogni singolo versante, ogni singola collina, anche se è molto vicino perché sembra molto ampio, ma in realtà la zona è proprio molto molto vicina, si creano veramente delle situazioni dove il vino ha delle sfumature molto diverse. Adesso questo punto qua è dove c'è l'azienda, che siamo nel paese di Treso. Treso è uno dei tre paesi del Barbaresco, è un paese, per darvi un'idea, di 700 abitanti, veramente molto molto piccolo. Se vi spostate leggermente più verso questa zona si va a Asili, dove si vede la torre di Barbaresco, che è l'altro paese. In linea d'aria ci sono circa un chilometro, quindi è veramente molto vicino. Qui si vanno la stessa mano che fa la potatura, la stessa mano che fa gli stessi lavori, tutto uguale. Quando arriva in cortile l'uva è completamente diversa, proprio perché c'è sia a livello di terreno sia a livello di microclima. Vuoi che c'è anche il fiume dietro, il fiume Tanaro, che dà delle influenze, delle condizioni diverse, quindi si hanno proprio due vini completamente diversi. Stasera in realtà facciamo un focus su quello che non è il paese di Barbaresco, ma il paese di Treso, dove c'è la cantina, questa zona qua. Il Barbaresco più importante, quello più storico per noi, è il Barbaresco Valle Grande, che in realtà è il secondo Barbaresco che vi hanno servito. Barbaresco Valle Grande, quando mio bisnonno ha comprato la cascina Valle Grande, era questa grande valle che partiva da questa parte qua, si allargava e andava fino attaccato alla chiesa di Treso, quindi una grande valle. E il cru Valle Grande, dove appunto produciamo questo vino, è una bella esposizione perché è un sud-ovest, quindi nel gergo dei contadini viene considerato il sole del pomeriggio, quindi una maturazione abbastanza calda, perché ovviamente il sole prende più l'esposizione, più quella del pomeriggio, quindi una maturazione diciamo con temperature più alte. Questo è un vigneto, il Valle Grande, che è stato piantato nel 1971. Mio nonno l'aveva piantato senza particolari idee, senza particolari ricerche, era andato da un vivaio e aveva chiesto appunto le piantine, le barbatelle di Nebbiolo, per poi scoprire solamente 6 anni fa che mio nonno aveva piantato, senza saperlo, uno dei cloni più vecchi, uno delle varietà più vecchie di Nebbiolo, che è chiamato il Michet. Michet in realtà era uno di quei cloni molto molto antichi, che poi sono andati a sparire negli ultimi anni per una questione di non costante produttività, però noi lo troviamo sempre molto fine, perché il Michet dà questa nota che va molto sul floreale, quindi una struttura leggermente più sottile rispetto magari uno come può immaginare un Barbaresco, che se lo immagina un nebbiolone ricco, pieno di tannini molto spesso. È un Barbaresco molto femminile, noi siamo tutte donne, quindi ci piace molto pensare a questo Barbaresco come un vino un pochino più elegante. E probabilmente un po' per il terreno, un po' per questo clone, il Michet, c'è questa eleganza, questa finezza, questo naso che va un po' anche verso la violetta, ecco. Il primo Barbaresco invece è l'Outing Bay, non è un cru, non è un MGA, è un nome che diceva spesso mio nonno in piemontese, un piemontese un po' vecchio. L'Outin è sempre stato un piccolo vigneto ben esposto, quindi normalmente una piccola vigna in punta a una collina, se piccolina, magari anche quella vigna a cui dedicavi magari più ore di lavoro. Outing Bay quindi è una bella vigna. Le tre stelline sull'etichetta vanno a indicare un po'. Ci è piaciuto giocare un po' col 3, un po' perché siamo tre figlie, un 3 come la perfezione, il 3 l'eccellenza, il 3 perché ci sono tre vigneti, quindi tre vigneti più piccolini che sono poi alla fine tre cru. Quindi il Outing Bay non è un quello che si può dire un Barbaresco diciamo generale, ma un Barbaresco multicru, dove ci sono tre piccoli cru meno conosciuti
però sono anche tre vigneti più giovani, quindi sono vigneti che circa hanno 16 anni di età media, quindi un vigneto più giovane. E sono anche i vigneti che sono i più alti in altitudine. La punta più alta è appunto il Monte Arsino, che arriviamo sui 450 metri, quindi abbiamo anche, diciamo, un pochino, un filo in più di acidità, quindi magari c'è questo frutto di nebbiolo che esce un po' di più, quindi è un barbaresco che si apprezza già anche dall'inizio, quindi è già leggermente più risoluto, barbaresco che lo apri, pronti via, lo bevi anche senza dover aspettare magari quei 5 anni in più per avere la piacevolezza, il tannino leggermente più rotondo. E l'Asilio questa sera non c'è, però vi invito magari, se avete la possibilità, di l'Asilio, uno dei più grandi crù del barbaresco. Noi siamo fortunati ad averlo perché i miei bisnonni venivano da questa zona. E se vi capita, tra l'altro, appunto, un barbaresco leggermente più strutturato, leggermente un pochino più maschile come gusto, dove esce un pochino più la struttura, un pochino più il tannino, un po' più importante. E anche lì sono vigneti molto vecchi, sono vigneti appunto prima fine anni 60. E tra l'altro il Cruasini noi lo condividiamo insieme ad anche altre cantine che sicuramente hanno reso anche famosa la zona, che sono appunto Bruno Giacosa in primis, poi vabbè la produttore del Barbaresco e la famiglia Saretto, quindi siamo